Ciao, benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Mercoledì, la nuova rubrica di culture, di interviste a varie persone che noi riteniamo interessanti davanti a un tè. Io in questo caso mi sono portato avanti con una grossa teiera, ma anche la nostra ospite ha la tazza per accompagnarci. E abbiamo qui Giulia D'Addago. Perché tra poco ci sarà un laboratorio di Artemisia, uno dei tanti progetti di culture che si chiama Riprendersi il Corpo. E allora, senza andare troppo avanti con i preamboli, insomma, farei presentare Giulia ai nostri spettatori e ascoltatori, perché questa rubrica di mercoledì 3 andrà anche in podcast e poi raccontarci un po' di cosa farà nel laboratorio e di altre cose. A te. Ciao a tutte e tutti, io mi chiamo Giulia D'Addago, ho 29 anni e vivo a Bari. Sono una fotografa e attualmente sto facendo un dottorato in letteratura inglese all'Università di Bari. Sì, grazie mille. È stata la più breve e concisa presentazione che finora abbiamo avuto su Mercoledì, essendo la seconda, diciamo che è un record molto, molto vicino. E tu appunto terrai questo laboratorio di fotografia e autoritratto che toccherà specifici temi o che nasce da un percorso artistico e professionale più lungo, diciamo, insomma, no? Cioè, da una parte come si articolerà e dall'altra quali temi si tratteranno. Allora, riprendiamo, diciamo, partiamo dal mio percorso per poi arrivare all'idea, diciamo, che mi ha portato a strutturare questo laboratorio. Io, appunto, ho fatto questo percorso sia di fotografia che di lingua, ho studiato fotografia a Milano dal 2010 al 2012, poi, diciamo, ho vissuto a Milano qualche anno in più, ho lavorato lì. E, diciamo, mi sono formata sui diversi generi di fotografia, però diciamo, il mio percorso artistico si è sviluppato soprattutto sull'autoritratto e sul paesaggio. E, nel tempo, quindi, ho realizzato diversi autoritratti che, diciamo, ho utilizzato come mezzo di espressione della mia identità. Come rappresentazione del mio corpo, come diciamo analisi anche della mia crescita, del mio modo di affrontare certe emozioni o certe situazioni che mi sono capitate. E diciamo l'apice poi di questa cosa è stata nell'ultimo anno. In cui purtroppo diciamo, mi sono trovata a fare i conti con un tumore al seno e diciamo, questa esperienza fin da subito mi ha portato in maniera diciamo, spontanea a fotografare quello che mi stava succedendo, sia diciamo, a livello fisico, ma non solo, diciamo anche a livello emotivo, e quindi ho creato poi questo progetto che diciamo in realtà non penso sia ancora finito, però diciamo, sono in fase di riflessione, però diciamo c'è una buona parte che è stata pubblicata, visibile sul mio sito. Il progetto si chiama Zeta, On Pain and the Unspeakable, quindi sul dolore e l'indicibile. Ed è, diciamo, un modo che in cui io ho cercato di appunto esprimere tutte quelle sensazioni e emozioni che mi sono ritrovata a provare, che era molto difficile esprimere verbalmente anche con le persone a me più vicine. E quindi poi diciamo, l'idea di fare un laboratorio di autoritratto che si chiama Riprendersi il corpo viene diciamo, da due spunti. Sicuramente lo spunto dell'idea del progetto di Artemisia, che è quello di sensibilizzare sulle tematiche di genere e quindi sulle donne.
è dare una voce alle artiste. E, in quanto appunto Artemisia è una delle prime artiste riconosciute all'interno della storia dell'arte. Artemisia Gentileschi. Esatto, Artemisia Gentileschi. E, quindi la mia idea è quella di parlare un po', diciamo, di come il corpo delle donne sia nato, diciamo, come oggetto dello sguardo maschile all'interno della storia dell'arte, e di come però poi a un certo punto le donne hanno deciso di riprenderselo. Riprenderselo in che senso? Affermandosi come soggetti e non come oggetti di uno sguardo di un altro, e quindi come soggetti in grado di produrre arte e in grado di esprimere una propria voce e quindi un proprio sguardo, uno sguardo femminile. Poi diciamo l'idea della ripresa ovviamente richiama anche quella della ripresa fotografica e dell'autoritratto, quindi io riprendo il mio corpo per affermare quello che è il mio sguardo, quella che è la mia identità, quindi scelgo un mio modo, una mia narrazione per affrontare la tematica del corpo delle donne. E, per cui poi ho pensato, diciamo, durante il laboratorio di un po' di parlare a livello storico, anche se, diciamo, con tutti i limiti di tempo che ci sono, chiaramente non potrò fare un excursus completo, però ho scelto, ho fatto una selezione molto arbitraria mia, in base anche a quello che mi piace, di fotografe che diciamo, hanno affrontato nel loro lavoro il tema del corpo delle donne e soprattutto l'autoritratto. Cioè, puoi spoilerare una, diciamo la prima che hai scelto in ordine cronologico, che magari o la più interessante, quella che ti piace di più? La tua scelta. Vabbè, allora la prima è la prima primissima non la spoilerò. La seconda è Julia Margaret Cameron, che è, diciamo, una delle prime fotografe che nel XIX secolo è rientrata nei canoni della storia della fotografia, lavorava in Inghilterra ed è, diciamo, famosa sia per dei ritratti di uomini dell'epoca vittoriana, come ad esempio Darwin o altri scrittori inglesi, e poi anche per dei ritratti di donne che avevano, diciamo, questa caratteristica particolare di creare delle atmosfere sognanti, perché diciamo, la tecnica che lei utilizzava e il tipo di stampa, diciamo, sulla strada di vetro dava sempre questa, c'era, diciamo, una sfocatura di base che quindi già rendeva l'atmosfera più eterea, e poi anche il tipo di stampa e le pose dei suoi soggetti erano molto, diciamo, molto simboliche e molto poco realistiche, per cui, diciamo, è passata la storia anche per questo. Beh, super interessante. Immagino che le partecipanti e i partecipanti di questo laboratorio saranno molto contenti delle tue esposizioni. E anche perché, cioè, diciamo, non essendo solo una fotografa, ma anche una studiosa e dottoranda di ricerca, se non sbaglio, in materie letterarie, diciamo così, sicuramente sarà interessante la commissione di queste due cose. E c'è anche qualche fotografa italiana, per curiosità? Che sì, ne ho scelte due contemporanee. Giulia Bersani e Anna Di Prospero, che hanno due linguaggi molto diversi. Giulia Bersani è molto spontanea, diciamo così, molto, cioè, diciamo, molto semplice, apparrebbe all'apparenza molto poco costruita, mentre invece Anna Di Prospero è l'esatto opposto, ovvero è una fotografa che lavora tantissimo sul pre-scatto. Quindi, infatti, lei stessa dice, diciamo, che il suo genere sarebbe quello della stage photography, quindi proprio
fotografie molto ben costruite. A me piacciono molto entrambe, nonostante abbiano degli stili molto diversi. Quindi, insomma, ho pensato che fosse utile presentare anche due approcci così distanti, anche per, insomma, stimolare la creatività dei partecipanti che comunque saranno chiamati a poi produrre qualcosa durante il laboratorio, e nella seconda parte del laboratorio. Quindi ci sarà una prima parte di formazione, diciamo così. La prima parte sarà teorica, appunto, in cui ci sarà questo excursus storico e poi una presentazione anche dei miei lavori, soprattutto appunto il progetto di cui ho parlato prima. E invece la seconda puntata sarà dedicata a, diciamo, vedere quello che hanno prodotto le partecipanti durante la settimana di stacco, diciamo. E tu darai anche delle indicazioni, ci saranno delle cose precise che poi i partecipanti dovranno fare, e poi cosa ci sarà alla fine? Una specie di una mostra virtuale, un'esposizione? Dici. Allora, diciamo, io adesso non ho ancora, non mi sono data delle linee guida troppo stringenti, anche perché voglio vedere chi parteciperà. Diciamo, mi interessa prima di tutto conoscere le persone con cui andrò a lavorare e capire anche quali sono i loro obiettivi, qual è stato il loro percorso, insomma, vedrò un po'. Però l'idea generale è quella di chiedere di raccontare una storia che le riguardi in prima persona attraverso l'autoritratto. Preferibilmente in fotografia, però non è strettamente necessario. Appunto, potrebbe esserci qualcuno che preferisce esprimersi diversamente, magari con il disegno, con un video, non lo so. Diciamo, non sono richieste competenze tecniche particolari. Mi interessa solamente, appunto, che si abbia voglia di condividere una storia su di sé, che magari potrebbe essere molto personale come la mia, ma anche no. Cioè, non bisogna poi necessariamente parlare di cose tristi e pesanti, anzi, ci sono tanti modi per raccontarsi, ogni storia è la benvenuta. E poi sì, si potrebbe pensare di presentarle virtualmente, vediamo. No, non lo so. Non ho idea. Ne hai dato un'idea. il tuo modo invece di raccontare la tua individualità, le tue storie attraverso la fotografia, com'è che avviene? Cioè anche materialmente, tu ti prepari un progetto, hai già in mente come fare qualcosa, oppure diciamo così, che fai in altro modo? No, allora, io non sono per niente disciplinata e organizzata, per cui difficilmente mi dico ok, ora faccio questo progetto e poi faccio le foto. Cioè, non funziona così. Io vivo la mia vita, faccio le mie cose, che diciamo sono anche altro, e fotografo. Ci sono dei momenti, dei periodi di tempo in cui fotografo più spesso, periodi invece in cui non fotografo niente o fotografo molto poco. Diciamo, poi con l'avvento delle fotocamere del telefono le cose sono anche un po' spostate, diciamo, ho iniziato a fotografare anche molto più appunto con il telefono per strada. Ci sono tanti tipi di foto che io faccio, diciamo, però per quanto riguarda gli autoritratti, appunto, non c'è un'idea che io ho prima. Sono momenti in cui io mi sento di fare una determinata foto. È molto legato appunto a come sto a livello emotivo. Questo è sempre stato così. Poi chiaramente con l'ultimo progetto, tutto amplificato a mille, anche se lì, diciamo, sono stata paradossalmente più organizzata e più sistematica, ma perché
appunto tante cose sono successe, cioè ci sono stati tanti step e mi è venuto molto spesso di fotografarli. Certo. Poi diciamo c'è anche, si potrebbe fare anche tutto il discorso di quanto sia possa essere impegnativo, diciamo anche a livello fisico, corporeo, fotografarsi, autoritrarsi, perché diciamo a volte mi sono fatta aiutare da altre persone, però molte poche volte, altre volte ho fatto tutto da sola. Non è sempre facile, diciamo, sia proprio a livello logistico, cioè il fatto di dover piazzare il cavalletto, controllare bene l'inquadratura, però poi tu sei dall'altro lato e quindi diciamo ci sono tutta una serie di inconvenienti che possono succedere, che poi quando diciamo non stai bene fisicamente aumentano, ecco, quindi diciamo è stata una sfida anche quello, però dai, insomma ci sono riuscita. Diciamo quello che mi guida è anche appunto cercare di cogliere certi momenti che per me hanno un valore appunto emotivo e magari cerco di comunicare quella che è anche una mia idea della bellezza, diciamo, delle cose che succedono nel quotidiano. Questo. Chiarissima e molto 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 precisa. E io non avrei in realtà altre domande da farti, visto che è bastato davvero poco per, diciamo così, per spiegare tutto in modo molto denso e conciso. E, però ti inviterei, se vuoi, visto che il laboratorio comincerà tra qualche giorno, e, se vuoi rivolgere un invito ad iscriversi a questo laboratorio e secondo te perché bisognerebbe farlo, e poi ci salutiamo e finiamo di bere il nostro tè, visto che stiamo parlando da un po'. So che ti piace molto, quindi si starà raffreddando. Sì, sì, io tutte le ore, tutti i momenti dell'anno, anche l'estate. No, cosa dire? Invito ad iscriversi tutte e tutti coloro hanno voglia appunto di sapere di più sull'autoritratto, di insomma di conoscere un po' di storia di questo genere fotografico e soprattutto chi ha voglia di mettersi in gioco, di sperimentare su di sé quella che è la narrazione del proprio corpo. Diciamo, l'invito è principalmente alle donne, ma non solo, anzi assolutamente. Io sono per il femminismo intersezionale, per cui non si esclude nessuna categoria, anzi si includono tutti, basta che ci sia appunto il rispetto reciproco e la voglia di condividere. Bene, grazie mille, ci vediamo e alla prossima e buon laboratorio, scommetto che andrà benissimo. Grazie. Ciao.